Ragazzi, ieri reclamare il primogenito ha vinto un sacco di partite, ma per finta, per finta, perché le altre le ho perse e io, Samuele, ti ho fatto perdere un sacco di partite, cioè, ti ho fatto fare una brutta figura, vero? No, no, dai. Però oggi andiamo spediti, Magic Arena è già pronto, acceso, tu sei come al solito bello carico, i 1.000 soldini glieli butto volentieri. Stavolta il Companion c'è, l'ho fatto pure vedere prima a Samuele. Ricordate ragazzi, questo è un video che ha come ospite Samuele Gallinari, 3 volte al Pro Tour, una volta ai mondiali, trophy leader di questa stagione standard e vi facciamo vedere ovviamente in verità la passata stagione standard perché chiaramente ci sono stati dei ban importanti. Mentre cerco l'oppo, che ci dici tu dei ban? Che ne pensi? Io ho appena scritto un articolo a riguardo e confermo quello che ho detto, ossia che secondo me il ban di Fires è sacrosanto. E perché una carta che bara 10 mana in più di quinto, secondo me è troppo. Mentre Keep, il ban di Agent, secondo me è un po' esagerato, dico la verità. Sì, penso che tra l'altro è la stessa cosa che ho detto io in un mio video, a gente insomma, ha preso un danno collaterale, un po', io non so se seguivi Modern, però è quello che successe quando c'è stato Ogak in Modern, quando insomma, bannarono in verità Bridge from Below, che per carità è una carta brutta, è una carta che nessuno vuol vedere. E se l'ha presa bene il nostro avversario, cosa fa? Sì, lo so, presa molto bene. Lui adesso sa che mazzo siamo, noi non sappiamo perché giustamente. Oddio, avevamo visto però il companion. Ti potevo far fare delle riflessioni. Ma infatti te lo stavo chiedendo. Io stavo parlando e mi sono perso che Companion era, scusami, Se non sbaglio era me lo sono Lurrus. perso. Quindi vabbè, voler dire almeno 3 mazzi, no? Allora, era Lurrus, se è ciclo è un ottimo matchup, se è Mirror stiamo 50-50, anzi di più perché abbiamo vinto la prima, se no ci sono i mazzi con le aure che stiamo molto bene, anche quelli lì, quindi va bene. Va bene, niente, nella terza sideremo, adesso non ci hai pensato, siete al Ok. summit, pazienza, questa mano va benissimo contro tutti i Lurrus. Sì, è Lurrus. E invece lui fa mana È bianco, ciclo, ciclo, ciclo. ciclo. Ok, lui quindi È veramente ciclo, va bene, va bene, va bene. Questa mano va non si benissimo è contro voluto ciclo. giocare. Vai. Mi sembra un po' esagerato neanche provare a giocare la partita, boh. Vabbè. Secondo me ha tenuto senza terre, con un sacco di ciclanti a uno e ha Ah, sperato di ok, pescare giusto, terra giusto. e penso una roba così Palude rimarrerà. Witch Oven Sì, palude passo. forno. Dicevo comunque sì, Agente è stato, insomma, ha preso un ban che non doveva prendere. Tra l'altro, secondo me, Agente poteva risolvere senza Fires nel gioco un po' di problemi che invece non risolverà più. Abbiamo pescato anche il forno, bello, ma questo glielo leviamo subito? Personalmente non lo leverei perché è una delle poche che non fanno quasi niente quella lì. Benissimo. Io ti direi quasi 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 farei montagna Rixmadi scarto gatto. Scartiamo gatto, ok. In fondo, torna al cimitero. E peschiamo però un'altra terra. Fastidioso. Fastidioso. Ma in realtà non è così fastidioso perché poi comunque Rixmadi a un certo punto. Questo è un matchup che va abbastanza per le lunghe se uno non ammazza l'albero in fretta, cosa che di solito non succede. Però se Rixmadi muore, poi ci sta avere tanto mana in late perché poi lo Ma scusa, rigiochi con ma noi Lurrus e hai così. detto che il matchup è buono, ma non abbiamo un sacco di paura della spell che fa danni per i ciclanti? Qui che faccio? Sì, però tanto. Non Sì, ma. lo sacco, Prenderei il no? turno e Ok. basta. Fai un my turn e basta. Io qua farei. Cosa farei? Farei Robber of the Rich. Terra tappata, attacco Solo con Robber attacchiamo? Robber. Io attaccherei solo con Robber perché con lui lo vuoi tenere per parare. Dovevi fare terra per combat perché magari giravi quante carte ha lui e non Uno, vedo da due, tre, qua. quattro, cinque.
Quindi sì, avrei effettivamente girato. Sì, non è girato. Ma Beh, poi fa niente, fa scusami, niente. la spell però. Ah, avrei dovuto farla comunque stappata per ciclare una sua spell. Cosa potevo pescare che potevo fare? No, la facevi tappata, ma giravi una carta e poi in futuro, qualora Un altro Robber dovessimo. of the Rich. Beh, secondo me qua è uno spot in cui possiamo fare Bloodcrypt, perché comunque adesso tu farai. Secondo me su turno qua non facciamo proprio niente. Farai terra, fai Bloodcrypt E lo tappata, scorpione? facciamo lo Ah, scorpione. adesso attacco, Esatto, sì. lo scorpione, attacchiamo col 2-2, poi sul passo magari secchiamo lo scorpione per fare il gap. Lui cicla. Perde 2. E scorpione. Certo, un sacco di terre, ma va bene, va bene. Comunque, abbiamo comunque Ma no, ma l'Urus. non è un problema, vedrai, poi si sistema. Sacca, Devo decree perché giustamente lo sapeva. Qui io glielo sacco. sacca, sacca, sacca di Certo. fondo. Anche che se no se, ce lo Se no esiliano. scraia. Sì, e poi O devo scraia pure, così decree. non si Scusa, distrugge. esilia o distrugge? No, esilia, infatti. Ok. Esilia, Quindi. esilia, però il fatto importante è che Beh, scraia, certo. quindi così il Fizz non perde. Fai gatto, qua lo Fine facciamo turno. nel. Qua lo fai perché. Quello che ti avevo detto nello scorso video, ossia che a volte è meglio farlo nel tuo, ovviamente non conta se poi con il gatto attacchi. Quindi in questo caso va benissimo. Però Va tanto è bene, non c'è anche esiliato problema. il gatto. Forse lui ci ha proprio Succede. forzato questa giocata per esiliare gatto. Sì, ma va bene. Insomma, aspetta, 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 che non so cosa voglio fare. Potrei non voler fare. Lui ha quattro Io carte. farei. Sì, io farei Fable Passage, prendo qualunque. Poi io anche A comunque questo sono più punto abituato a giocare a MTGO, per questo ogni tanto sbaglio, cioè. io farei l'Urrus e Robber of the farei Rich. il pezzo rapido. Così. Perché allora ti stavo spiegando che mi hai chiesto prima della spell che fa i danni e i guadagni. Allora è vero, ci fa molta paura, tra virgolette, ottimo. Ci fa molta paura quella spell lì, è vero. Però questo, il nostro, è un mazzo che guadagna molte più vite di quello che sembra. Quindi alla fine vedi che non è proprio. Questo matchup qua non è proprio una race, perché molto spesso lui fa delle creature che noi riusciamo a uccidere. E quindi poi lui non ha niente, deve fare quella spell lì in faccia per Uno, sopravvivere. Però due, poi a tre, meno che quattro, non ne ha cinque, due, sei. non ci ammazza mai la spell, perché noi guadagniamo tante Sì, lui vite. Cioè, comunque tra perdi l'altro le si fa partite in cui. 4, quindi io l'ho giocato dall'altra parte. Lo sacrifico, Sì. Così va al cimitero e lo no? possiamo Esatto. rianimare qualora peschiamo la call. E poi comunque vabbè hai un food. Adesso fai bravissimo, fai quello lì, Vabbè, fai Gutterbones lo Lucer. farò dopo. Taga con tutto. Non ho niente? No, vabbè, cosa che happens. No, adesso fai Gutterbones e fai anche la sua Ah, la carta a posso fare? 2. Ok, ma tanto non serve. La prima l'abbiamo vinta proprio veloci, hai visto? Come volevi tu. Sì, questo guarda, allora ha concesso la prima, però questo ti dico è proprio un bel matchup. Perché cioè, alla fine il tuo mazzo soffre tantissimo claim Certo. e il nostro Ma Claim è una tua mazzo invenzione o lo alla giocano tutti? fine. No, claim lo giocano tutti. E Che ripeto, io claim è opposto, cioè quando parti di Volpe il matchup comunque non è malissimo, il problema è che se ti fanno Gattoforno bloccano per sempre e quindi è quello il vero problema. Sì, ma infatti in questo matchup qua a volte se perdi puoi perdere dalla. Lui ha rivelato Companion, non so perché non me lo non l'ho visto mai. No, mi sembra proprio di no. O è uno che si è sbagliato come noi nell'altro video. Allora io farei keep perché secondo me temo un reclamation. Ah, perché senza companion, quindi Temur Reclamation, noi vogliamo essere aggressivi con i tanti drop a uno. Contro Temur Reclamation sta mano qua va benissimo. Se non è Temur Reclamation, pazienza. Comunque non è una mano rarely. Beh, non c'è il rosso però, dai. Sì, però comunque queste mani qua puoi fare terra drop Ma 1, ci hai terra doppio preso, drop eh? 1 e Samuele avevi tutto. Gallinari non sbaglia, questa Breeding Pool vuol dire tutto, Vai, vai. Cioè, in questi matchup qua il senso è che. Cioè, scusami, quando hai queste mani qua.
a meno che non sei contro un matchup che ha le bratte, puoi permettergli tranquillamente di fare terra dopo uno, terra doppio dopo uno, terra Lurrus, così proprio certo. Frequente on the play, perché comunque tanto il discorso è che se te lo rimuovono tu hai comunque tre creature già on board. E io qua, guarda, andrei drittissimo. Fai castello, però, che mi... Come mai? Era meglio? A te con tutte fai Lurrus. Io farei Lurrus proprio senza... Perché problemi. Castello era meglio? Perché io queste cose le voglio sapere. Castello era meglio perché se adesso peschi... Rosso. Montagna, vuoi fare montagna e così non hai giù castello. In questo caso, con la tua giocata, non hai già giù il castello. Ma tanto. Ma lui non ha rosso. Fai castello. E adesso attacco prima. Sì, allora lui potrebbe avere il lupo, ma se 2, 3, 4, 5, va a 7. Se ha il lupo è un casino, attacca con tutto. Easy. Attacco con tutto. Speriamo non abbia il lupo, perché quello sarebbe un casino. Mi sa che invece non ha fatto niente fino a mo', ha fatto un gross spiral. Ma secondo me innanzitutto non no, ha... No, ha Shark Typhoon. No, beh, quello ok, dai, quello trade, non è un... Trade con Lurrus, però. Con 3-2, sì. Vabbè, dai, c'è di peggio. C'è sempre di peggio, come diceva un famoso gruppo. Allora, aspetta che conto un attimo. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io non farei niente per schierare il giusto, castello. Anche io ci avevo pensato. E comunque qua fare un gatto che aggiunge uno in bordo non ha senso. Eccolo il rosso. No, perché comunque se peschi terra rossa comunque puoi fare robber, quindi sei letale lo stesso. Cioè, secondo me hai abbastanza pescate in due carte che ti fanno essere letale lo stesso. Perché in realtà se guardi facendo gatto sei letale, ma non facendolo no. Però secondo me è difficile che non abbia nessuna interazione. Lui vabbè, questa non per fa niente. Ora fa bene. Una cosa che non fa niente, sì. Cioè, pesca due, non è... Ricordati di pescare, sì. Che Arena in sti casi è micidiale. Vabbè, pesco infatti subito, guarda. Tra l'altro un gatto che mi rende bene, letale dai. Lo stesso, se entrano questi sì, 5. Esatto. Vabbè, dubito che lui non abbia neanche sì, un counter, Non entreranno, però per ora mi sento comunque favorito, diciamo. Comunque dubito che lui non abbia un counter, ripeto. Intanto a Brazen Borrower, che voglio dire, non è male, eh. Va bene. Anche con lo Spiral. Tra l'altro ha un bellissimo nick il nostro avversario, THC Math. Io qua farei tutto proprio. 1, 2, 3, 4, 5. Tutto quello che ho. Lo lascio a 2. Tieni magari un gatto. Perché? Perché così poi puoi riprendere i Gutterballs. Però ah. Se magari fa vratte, puoi fare quello di riprendere Gutterballs. Va bene, vabbè. Però è una bella giocata. Brava, grazie. Vedi che si imparano molte cose. Giustamente perché committarsi ora, quando comunque questo è ben letale. Ecco infatti la vratta che arriva. E adesso con questo posso riprendere i Gutterballs. Sì, se peschi montagna in realtà possiamo vincere on the spot, perché hai visto a gatto tu. Non pesco montagna, pesco un altro gatto, pensa un po'. Vabbè, fai un gatto e solo riprendo e... due Gutterballs in mano, giusto? No, non lo so in realtà, puoi fare gatto, riprendo Gutterballs sicuro. Vado? No, aspetta. Mi ha detto sì, sicuro io ormai. No, fa niente. E qui posso fare Gutterballs gatto, però. Sì, forse è la giocata migliore. Certo, perché comunque, caspita, non pescare mai rosso comincia a diventare un pochino fastidioso, È un po'... In realtà il suo mazzo non ha gain life, a meno che non pesca Uro, lui non ha gain life, quindi... ma Uro lo gioca. Quanto ne gioca? 4? No. Lo gioca, però dico, cioè lo deve pescare. Anche adesso, per dire, se ti fa un explosion, da 3, se non fa Uro, comunque non è un casino. Sì, da 3, l'explosion la può fare da 3. Ormai due rossi l'ha trovati, quindi... chiaramente, insomma, pesco un forno, pesco una cosa, lui è il creatore, però qui
Diciamo che siamo attaccati a Castle Hawkwind perché credo che quel motore di pescata possa fare la partita. Explosion arriva. Sì. Come ho detto, finché non arriva nessun Uro siamo salvi, però se arriva Uro siamo defunti. Beh, Uro lui Proprio quante volte facile. ce lo può fare e poi rifare dal cimitero subito? Sì, se lo fa e lo rifà dal cimitero non è un bel. Ma questo come matchup com'è? Sempre. Ma questo io quando ho fatto Trophy Leader con la versione precedente senza l'Urus era un matchup tremendo, perché non riuscivi ad aggrarlo, non riuscivi a grindarlo in late, non riuscì a fare niente. E con questa versione qua non te la cavi così male, ti dico la verità. Anzi, ce la puoi fare tranquillamente. Anche perché, ma sì, le Wrath sono forti fino a un certo punto perché hai l'Urus. Comunque Quindi lui io molto Uro spesso. non l'ha trovato. Per ora non, siamo sempre nella situazione che se peschiamo rosso, secondo me ce la facciamo. Anche perché quello lì non blocca niente. Bazenbone non blocca niente, Ma il lui nostro Bazen. è insomma, adesso come adesso è ai minimi termini, nel senso che comunque può avere su tre carte una risposta a uno delle due pezzi che noi gli abbiamo messo in board. Guarda che stappa le Sì, terre, lo so che per stappa le terre, dire. però non fa Uro. È quello le, cioè, stappa le terre, le No, stappa no, no, Enel. uno non lo fa sicuramente, però se fa due removal noi non peschiamo Noi possiamo rosso. continuare a pescare Enel. Allora, pesca di castello. No, 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 non far terra, pesca di castello. Dai, Bloodgill stappata. Fai 2-2 e speriamo che basti, speriamo. Qui deve, se c'ha la removal instant, forse era meglio. E fare counter doppia removal. O tre removal. Non so. Non lo so. Dico, ma non può avere due Vediamo. danni a tutti instant lui? Intanto fa Castle Huntress che è inutile. Ma non so se c'è di main, quella lì, dico la verità. Fa top 1, bottom Morte 1. non c'è. Bah, si è consumato 5 mana nel processo. 1, 2, 3, 4, 5 open. Ora deve fare un counter 2 removal. Secondo me è morto. Morto. 99 su 100. Vediamo. Tra l'altro ha Vediamo, più carte di se non ha noi. due Noi da quindi due. andiamo anche a pescare una carta con Robber of the Reach. E magari potrebbe essere utile, chi lo sa. Sì, deve avere due danni a tutto, come hai detto tu, che non è detto, spesso non ce l'hanno di meno, anche perché aveva l'altra Wrath, ce l'ha Sì, fatta quella qua. eccola, l'aveva fatta qua. Sembra un po' strano, Stormstrat. poi vediamo, insomma. Vediamo, vediamo, non lo so. Una bella carta Stormstrat, eh? A 4. Sì, è contro di noi, sì. In generale. Contro di Comunque, noi sicuramente. dicevo, qui c'è uno Shark Typhoon. Quindi ha un blocco per ora. E ora deve fare Shock Shock. Con i due mana. Ci ha fatto perdere un sacco di tempo per fare Rotella. Vai, fai Rotella. No, invece ci fa attaccare. Vediamo se c'ha Shock Shock. Sarebbe veramente comica, eh. Lo può avere. Ma non c'è shock in quel mazzo lì, Che dai. ne so, Cosa può Allora avere? intanto gli peschiamo No, un ricco Mystical Dispute. dicevo per lui, cioè, dai, come fa ad avere shock? E vabbè, è uno che gli piace far perdere tempo alla Mole. gente. Ok, Sì, ora esatto, ci ha fatto mi perdere tempo. interessa molto la sideata, perché qui proprio ti voglio, è difficile la sideata qua. Allora, qua in realtà secondo me è più facile di quel che sembra, nel senso che Claim è una carta che se lui fa Uro è fortissimo, Certo. però in tutti i restanti game non fa mai niente, quindi io la levo Tutti e sempre. quattro. Tutti e quattro, sì, perché è forte solo se lui vede Uro e lo rifà dal cimitero, che vuol dire che comunque Siamo morti, siamo in un punto della partita, esatto, in un ok. punto della partita in cui non ci vorremmo sta, arrivare. Allora, 4 drill bit facile. bene. E poi c'è una chicca qua che ti dico. Allora, puoi togliere un robber Sì. Alterna e metti la lanterna. per Uro. Sì, sia per Uro, sia perché in questo matchup qua, se vai in late, la lanterna è fortissima perché continui a Certo, pescare uno con. certo, certo. Se Uro chiaramente non viene rimosso. Scusa, se non Uro, Sì. Lurrus. Che ma. Fortissima questa mano, perfetta, Perfetta perfetta. addirittura, sono contento che tu lo pensi. Lui non mulliga, un mulliga. Io ho visto un movimento strano, quindi secondo me c'è un mulligan da parte del nostro.
Vediamo se è vero. Sì, Mulliga 6. E tiene a 6. Ovviamente lui è on the play. Certo. Apre col trioma, noi apriamo Gutterbonds, giusto? Palude e Gutterboss, facile. Anche perché ci permette di fare drill bit. Anche se forse l'ha giocato a Esatto, turno qua. 2 e Robert. Allora adesso ti spiego come giocherei in base a quello che fa lui, perché non è, questo è un punto secondo me importante per chi guarda il Bene. video. Lui si tiene open. Ok, perfetto. Allora, secondo me in questo spot qua la cosa più intelligente che puoi far tu è fare un drop a 2. E la motivazione è che lui, avendo fatto montagna, non può fare growth spiral. Giusto. Ok? Quindi se lui avesse potuto fare, io farei onestamente. Perché lui te lo ammazza sicuro quello che fai. Quindi io sinceramente farei Robber, perché Butcher a volte vince da solo questo matchup qua. Se lui a No, volte allora dicevi, però quello è sorprendentemente importante, vince. veramente voglio capire. No, dicevo, sì, dicevo che questa è una mano molto forte, mi aspetto di vincere. Speriamo di vincere, non voglio portare No. sfortuna, ma è una mano con cui mi aspetto di vincere. In questo spot però, vabbè, quello lì io l'avrei sideato out, sinceramente, fa sempre po'. Quello che volevo dire è che c'è un modo per perdere questa partita, che è prendersi reclamation di terzo. Fai stappata. Adesso devi fare butcher, però. Perché se lui ha tre mana dratta, gli spari uno in testa e puoi fare lo stesso drillbit. Ok, quindi stavo dicendo semplicemente che uno dei modi che abbiamo di perdere questa partita è se lui ci fa di secondo accelerino, di terzo reclamation, e poi vabbè, il turno dopo ci fa explosion e noi non possiamo dirgli nulla, no? Quindi secondo me quel è un frangente in cui se lui avesse fatto terra blu di secondo, io avrei assolutamente fatto attacco, forno e drillbit, Ah, perché quelli ok. lì Guarda, sono esattamente come dicevi tu, esatto, eh. spari uno così possiamo fare drillbit. Esattamente come dicevi tu. Mamma mia, che bel giocatore, caro mio. Ti faccio i complimenti. Anche questo, capito, turno 2 così. Qui che cosa levo? Secondo me Dispute non fa nulla, quindi leverei Typhoon. Ma infatti Dispute perché l'ha tenuto dentro? Non lo so. Dispute ci farà prendere uno per uno adesso, il turno dopo è buono. Typhoon mi preoccupa di più perché fa magari un 2-2, blocca, pesca. Ok, lui Mi dà sa che abbiamo un po' Robber of the fastidio. Rich in mano, ma ce lo counterà sicuro, eh. Io farei tappo 3 drillbit, così se lui lo vuole counterare lo countera e se no risolve, gli togli il counter ed è uguale, non ci siamo fatti counterare nessuna spell. Ed è quello che succede. Lui ha una carta, noi abbiamo 1000 carte Esatto, in almeno esatto, ho fatto scartare questo. Possiamo tranquillamente ancora mano. Eh perdere, sì, però vabbè, diciamo insomma, non lo che so. avendo il nostro OP a 17, quindi non è che gli abbiamo fatto tanti danni. Allora, Vuoi fare qua questa? io sono Lo tentato perché almeno ottimizziamo il mana, perché so. l'altra giocata è quella di fare Rixmadi, scartare un drop a 2 e per provare a pescare terra fare l'altro drop a 2. Però il problema è che se facciamo Rixmadi e non peschiamo drop a Dobbiamo fare forno e 2, basta. sì, siamo un po' in una situazione del cavolo. Però, boh, non so, forse vale la pena perché poi quella puoi tenere per. Fai Rixmadi, dai, Beh, è giusto. In fondo, che se metto un altro pezzo rapido al cimitero, poi Colmi prende due pezzi rapidi. a questo punto scarta. Aspetta, vediamo se No, in lui non ha realtà no, perché counter, eh. devono costare. Lui potrebbe avere counter. No, Call non puoi farla su 2 drop a 2, perché deve costare 3 Ah, in 3 in tutto. tutto, ok. Io scarterei. Sì, scarterei Butcher a sto punto. Non arriva la terra. Ah, Vabbè, che sfortuna. Questo è sfortunatissimo. quindi un Stavo proprio totale. scatta Converted tranquillo. mana cost. With total converted mana cost, ok. Sì. Ma infatti è nel mazzo perché è 3 mana, rianimo Lurgus, in pratica. In senso quello lì. Poi sì, a volte rianima dopo 2, dopo 1. Caspita, Sì, siamo però va. addirittura perdenti in questa race, se ci pensi. Sì, beh, vabbè, ma adesso la giriamo.
Tira da pescare una carta utile, Sì. perché questa call è stata una rabata. Sì, una seconda colla in mano proprio non ci voleva. Call Poi con tre veramente terre penosa. a terra proprio niente da fare. Sì, penosa, penosa la call. Allora, lui ci manda a 15, lui a 17, non ha comunque reclamation, questo è positivo, e noi peschiamo ora la terra che dovevamo Ok, pescare prima. perfetto. Io qua farei. Sì, tra l'altro assurdo, abbiamo pescato montagna, vabbè. Ah già, montagna Che non ci sfortuna sta. permette di fare neanche l'urrus into Gutterbones. No, avrei voluto fare l'Urus, però a sto punto fai pure call e riprendi il drop a 1 e butcher. Vediamo se arriva il counter su questa Pompo. giocata. Spero di no, onestamente, non arriva. Dai, allora dai sia Menas che Deftach all'1-1. Ok. E adesso attacca con tutto. Poi c'è anche l'opzione di, cioè si può anche valutare prima o poi di ammazzare il suo 3-1, perché abbiamo il forno più l'1-1. Arriva Expansion Se lui, Explosion qui. lui fa una giocata tremenda qua, secondo me. Allora, sacca l'1-1 con il forno e E lui ammazza neanche lì il pesca così, rocco. vero? No, pesca, Ah, pesca. per... Pescare fammi vedere pesca cosa, piace come è prendere, perché dà wardata due la target. carta. Ah, Sì, con ok, due ci sono due target. target, sì. Beh, non aveva nient'altro da fare, si è andato a pescare una carta a 5. No, non Sì, bello, però no, che fa? sì, Tiene in esatto, mano, cioè comunque non non è. può tenere tutto quel mana open e non farci nulla. Cioè io penso che la giocata sua comunque sia abbastanza obbligata. Ecco, No, no, ripensandoci abbiamo ho un finalmente po' pescato preso la il giusto. valuta che ci serviva. Quindi ora possiamo fare Io l'Urrus qua Butcher. farei. Sì, farei l'Urus Butcher sicuro. Tanto se lui ti fa due danni a tutto, non è No, un fa problema Essence così Cutter grande. qui, Perché una. che ci piace, perché tanto abbiamo... Va bene, poi puoi fare Rob. Esatto, noi abbiamo Esatto, Call. poi puoi fare Rob. E poi comunque è un'altra E call. comunque sono 6 Tira il danni, non è Butcher. che sono proprio pochi. Lui ha una carta in No, mano. no, adesso la resa dalla nostra. Deve non pescare Reclamation subito perché sennò diventa un problema. Beh, dipende qual è l'altra carta, Qua perché se pesca credo. Reclamation adesso e l'altra carta è il nulla, un counter, una scemenza... Invece pesca Certo. terra, quindi ancora più sfigato. Non fortunato il nostro hop, Probabilmente. assolutamente. No, sto game no. C'è anche da dire che ha fatto Brazen Borrower, che se era un'altra carta magari era messo meglio. Se guardi, Brazen Borrower non ha fatto nulla più totale, Fa totalmente. Expansion Explosion, pesca Taccalo, 2, taccalo, taccalo. leva. Vabbè, dovevi saccarlo per fare un token, fa Ah, niente. giusto. Me l'ero completamente Fa niente, fai dimenticato. call, riprendi l'Urrus. E faccio butcher. Sì. Sono 5. Lui è veramente costretto. Aspetta, potrei metterlo. Fa niente, fa niente. È a 4. Passo. E io qui c'ho un sack che lo manda a 2. Quindi si deve inventare. Esatto. E poi hai Robber Ecco, che lo manda flame teoricamente a sweep. 3. Quindi è inutile che. No, lo sacco perché faccio una pedina. Sacco Si puoi saccare per fare una pedina. l'urrus. Va bene. Lui va a 2 e muore. In teoria sì, se non ha nulla. Anche pescando un ricco gatto muore. Ha una Sì, terra. Noi anche Scorpio. facciamo terra per farci dare la carta da Robber of the Rich, che penso in verità vincerà la partita. La carta qual Speriamo. era? Terra, va bene. Good Terra, game, terra. good Quando game. non la vedi è sempre terra. Bene, 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 ottimo. Quindi 2-0. L'aveva detto Samuele Gallinari che andavamo sempre a vincere. Se Akira gioca bene e se il mazzo è montato bene, probabilmente. Se c'è il companion, qua Se ce la c'è il vinciamo. companion, esatto. Ok, 2 win. Beh, mi piacerebbe fare addirittura un video con tutta la Lega, sai? Vediamo se riusciamo a fare una partita veloce. Dai, 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 ma sono rapide, Sì, vedi, sì, sì. io non perdo 15 tempo. minuti a game, facciamo un video bello lungo, ma tanto le persone che mi seguono sono anche contente. Ah, caspita, questa sarebbe una bella mano. Oh mamma, questo è difficile. Mi dice il suo companion, scusami, non so perché non lo Perché vedo mai. non C'è. c'è? Oh mamma, questo mano è difficile. Perché c'è la Allora. curva, però no, questo, secondo me questo è un mulligan, poi decide tu, cioè nel senso...
Allora, pesco, non so, qua, allora. Oh mamma, non so cosa fare. Allora, facciamo così. Mulliga, forse io giocando da solo senza il pubblico avete, giuro. Anche perché questo è peggio. Meglio, questo è meglio. Perché questo è meglio? Ah, perché non ha due carte rosse. Cosa Cioè, levo? fai keep 6 e butterei. Ma no, quello è fortissimo perché hai due priest. Puoi Però lui non ha il togliere la companion, eh? call. Secondo il ragionamento che hai fatto prima, potrebbe Sì. essere Reclamation. Va bene, dai, hai ragione tu. Togli No, pure io il lo tuo. dico solo Hai perché ho ragione tu. ascoltato te, come dovrebbe, No, dovreste fare tutti voi aspetta. ragazzi. Stavo ancora pensando e che io forse la prima l'avevo intendita, Però, però è un po' una roba stavolta in verità. è giunto. Insa. Qui la giocata te l'ho anticipata perché è telefonata, no? Devo far priest, fine. Facile, facile. Adesso si spera che priest Cavolo. veda l'alba del prossimo turno, perché se la vede. Ma più che altro si spera che non faccia diavolo perché in questo mazzo ha zero auto diavolo. Te lo anticipo perché se ci fanno diavolo è una roba terrificante, come puoi mettere di me. Rosso. No, fa claim. Quindi fa una. Fa Fa un'altra oca. un'altra oca. Si sacca tutte e due le oche. Morno. Per ucciderci un Gutterbones che Ma no, torna dalla fa tomba. corno. Ma che giocata è? Uno, no, adesso deve uccidersela assolutamente. Ah, ecco, fa witch. Sì, fa corno. Va bene, non ha giocato. Noi abbiamo un'altra, eh. Io sì, dai, fai priest più scorpione. Rimango con una carta in mano. E lui è il classico gattoforno Jund. Mentre noi siamo Rakdos. Cosa Sì, guadagna? sì. Guadagna l'accelerazione, cosa perde? Ma io, allora, a parte che è strana la sua lista, perché secondo me in quel mazzo si può giocare un companion, che è il 5-5 che non fa Ah, sì, niente, tra giganta. virgolette, quello che vi Sì. fa una pentacol. Io lo giocavo quello lì, non mi dispiaceva quella versione, ti dico la verità, con il 5-5. E sì, non lo so, forse magari non è perfettamente in meta adesso, non lo so, magari dopo tornerà più forte. Comunque non è Allora, male. Però attacco, adesso attacco, sacco e faccio ti di tutto. dico. Allora, prima attacchiamo con l'1-2 e il 2-1. Quello non ci piove. Anche perché una giocata che io vedo è saccarli, prendere mano e fare l'Urrus e poi un altro priest. Quello che stavo valutando. Penso che faremo una cosa del genere, sì. Vediamo Sì, intanto cosa sì. peschiamo, che chiaramente cambia la giocata. Lui intanto perde Perché il suo un'oca. mazzo non ha le braccia. Dovrebbe avere Massacre Girl, però non ha 5 mana. Noi peschiamo gatto e qui abbiamo 5 mana in tutto. Io farei davvero l'Urrus e la Beh, Priest. anche perché, insomma, Priest l'abbiamo detto mille volte, è la carta più forte del mazzo. Averne due in gioco significa che comunque resistiamo alle sue removal. Poi in mano abbiamo una masnada di creature e una carta che rimette in gioco altre due creature. Noi qui possiamo fare anche doppio sac su Strider e Pedina. Esatto, perché secondo me più che altro è giusto fare doppio priest, perché secondo me adesso con doppio sac abbiamo letali, se lui non fa gatto. Vabbè, io Allora, qua perdo quindi due. stappata. Tra l'altro qui c'è una Fai. carta che possiamo rimettere con l'Urrus, che credo sia Scorpione. Esatto. Prima cosa fai scorpione dal Poi faccio 5-5. Scorpione dalla mano. Esatto. Ok, poi sacco i due Vai, Scorpioni. E scorpione, a questo punto lui è tacchi morto. entrambi gli Morto, morto, scorpioni. tranquillo. Sì. Cioè, si è convinto della, insomma, della letalità del piano. Ok. Allora, qua ti anticipo che questo matchup non è bello, eh. Stiamo Ok, calmi perché questo qua è vabbè, duro. aver vinto la prima Allora, quindi è buono. metti Questo due shield breaker. Poi una lanterna. Leva tre gutterbones. E leva un altro gutterbones e metti Myers Grasp. E adesso togli due butcher e metti
due light a te stessi. Questa non me l'aspettavo proprio. Perché? Dobbiamo grindarlo in qualche modo? Perché devi trovare in qualche modo i claim per i suoi diavoli, perché sennò se lui ti fa diavolo e non lo togli, cioè non c'è proprio. E i Butcher non sono tanto forti La perché. mano è buona però. Bene, 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 bene. I Butcher non sono tanto forti per questo motivo qua, perché lui, a parte che ha le oche che li bloccano, ma poi in generale nei mirror di questi mazzi qua, Butcher è sopravvalutatissimo, nel senso che uno dice, cavolo, gli ammazzi tutto e non succede mai. Quello che succede realmente è che tu fai Butcher e l'altro blocca col gatto, poi gli sacca il gatto e non c'è niente. Noi fortunatamente abbiamo due creature, lui no, quindi il suo sack è meno grave del nostro. Adesso tra l'altro il suo sack non esiste, quindi per me tipo ha già perso questa partita. No, vabbè, ma che fortuna abbiamo avuto. Ma qua è Natale. Allora, È paga morto, due non ti vite. preoccupare. Vabbè, incredibile, questo è incredibile. Io ero già pronto a dirti, guarda che adesso lui fa sicuro claim gatto e abbiamo già perso. Invece niente, no, non è servito. No, 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 pazzesco questo, pazzesco. tra l'altro hai detto che il matchup non era buono, quindi insomma io No, 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 qua regalone, qua regalone. Tre regalone. win, andiamo verso la quarta, dai che ci sbrighiamo. Su. Dai, dai, dai. Forza, forza. Quasi Mamma ancora. mia, comunque, sto mazzo è una Oh, bomba. una volta. Tra l'altro, cioè, non ci hai raccontato, mo se vuoi, velocemente come l'hai fatti questi 1000 dollari, perché hai raccontato ieri della partita che hai perso finale, ma in day one, in G1, quanti, non lo so, Lucca hai beccato, visto e considerato che era il mazzo più giocato, credo, no? Sì, allora, il day one ho beccato, secondo me, solamente uno o due Lucca. Uno di sicuro perché mi ricordo benissimo, forse due, ma direi E più tra uno. l'altro, Ma quanti perché? tentativi hai fatto per vincere 1000 dollari? No, solo uno, ma perché avevo. Cioè, mi sono tornato da. Che ero a mangiare fuori e ho detto, mi ha chiamato un mio amico e mi fa: fai questo torneo qua di arena che ci sono dei bei premi. Allora io ho guardato e l'ho fatto, però poi avevo un impegno, quindi ne avrei fatto uno in ogni caso. Keep seven. Non è una bellissima mano. Lui non No, ha perché non hai il drop companion, eh? 1, quindi quando non hai il drop quando non hai il drop 1 sembrano scarsissime, però poi quando hai priest e gli rubi la roba vedrai che sembrano forti. Sembrano molto bello, sì. Comunque lui mulliga 6, si chiama Ricci, il nostro fantastico oppo. Quindi comunque, chiaramente ora parliamo del nuovo meta e ti faccio una domanda su questo, un articolo che è sul giocatore medio di Magic, la trovate sul sito che comunque insomma vi ho lasciato in descrizione anche il Twitter di Samuele eccetera, c'è proprio l'articolo che si chiama Standard Post Ban, ecco cosa fare e diciamo che Samuele insomma ha già diciamo un po'. Aspetta, ti fermo un secondo, un secondo, un secondo. Devi fare Fable Passage e fecciare montagna, poi ti dico perché. Dicevo, hai adattato in questo articolo anche dei mazzi che sono presenti adesso, no? E soprattutto indichi chi sono i vincitori e gli sconfitti. Quindi vi consiglio, ragazzi, se giocate standard, di andare a vedervi questo articolo. Qui c'è un Mana Arboreal Grazer. Chi è lui? Allora, fai palude, priest. Non ne ho idea. Bant, non ne ho Bant, idea. non ho idea, mi piace. Allora, E per perché il abbiamo momento non fatto so Fable rispondere. Passage Montagna? Ok, per questo motivo qua. Immagina di aver pescato palude di secondo. Ok. Oh, che schifo quello. Perfetto, perfetto. Blocca Madonna, l'1-1. è Adesso morto glielo questo. rubiamo, facciamo il token, gli È sacchiamo tutto. morto questo. Benissimo. Devo Allora, fai. fare palu. No, Fai. devo fare rosso. Rosso, perché devo fare sia robber No, che no, calma, quello. calma, calma. Fermi tutti, calmiamoci. Allora, Bloodcrypt stappata. Claim sul 2-2. Combat. No, Robber of the Rich. Combat, faccio 1-1. Attacco con tutto, tranne la priest, metto il segnalino sull'1-1.
sacco. Morto, 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 morto. Punto. Muoiono tutti. Su Arena, su MTGO non succede mai. Ma mai, veramente mai. Sì. Comunque, lui non è bant allora, niente, che... quindi non so. No, ma lui che roba era, però. Considera scusate, che ha fatto 3 vittorie come noi, anzi 4, quanto siamo? Boh. Vabbè, dicevo. 3, 3 vittorie come noi, quindi no. Deve essere un mazzo forte, almeno quello. Metti Myers Grasp, che è un mazzo con le creature. Uno, quello poi doppio Death Weight, immagino. Ma no, mettine uno, perché magari un mazzo con le creature... Non ho capito, cioè tipo Graze, sì, sul 2-2 è forte, però poi magari gioca solo Manzi, non ho ben capito che cosa vuol giocare questo qua. Poi leva un paio di carte casuali, tipo un Gutterbones che sei on the draw e un Robert. Vado. Saidate 2, ragazzi, capite che cosa vuol dire? I mazzi aggro sono forti così, sono studiati per essere forti sulle 60. È inutile oversideare quando siete contro un matchup che pensate che è impossibile, perché poi non pescate le carte da aggro. E poi avete queste mano qui con 3 Owen e un gatto. Keep. E allora, no, quello di prima, cavolo, quello di prima era interessante. Eccolo comunque chi è. C'era a giocare veloce. Adventurous e... Allora, abbiamo fecciato montagna. Sì. Perché se tu pescavi tipo 2 paludi in fila, questa era una delle poche mani in cui. No, feccia montagna. Questa era una delle poche mani in cui tu di terzo potevi voler avere doppio rosso per fare. Per rubargli la creatura e fare robber per poter attivare la priest, ok? E non avresti potuto fare doppio rosso se non... oh mamma, cosa facciamo? Fai bucce e attacco. Cioè, se tu non fecciavi di primo la terra rossa, poi Fable Pass terza entrava tappato e quindi ti fregavi da solo, perché non potevi produrre doppio rosso di terzo. E quindi rischiavamo di non riuscire a rubare la creatura e fargli la saccare nello stesso turno e avere un turno 3 brutto per un motivo stupido quando bastava fecciare. Qui non, questo qua adesso non forte, siamo i favoriti, oddio, adesso lo siamo di nuovo. E però peschi anche questo. Allora fai. No, occhio che ti fa miscliccare sempre. Quindi faccio forno, glielo rubo, faccio una pedina. Fai forno, glielo rubi, fai il token, attacchi per 4 e poi sacchi 2-2. Qua abbiamo pescato bene, se no non ne avevamo messi bene. Però io onestamente quello lì dal suo lato non so neanche se avrei tenuto, perché a parte contro questa nostra mano qua che è un po' strana, boh, veramente poco. Sacca l'occhio, ecco. Submit one. Non... proprio diverso. MTGO sì. Arena sono completamente diversi come interazioni. No, inutile dire che Arena è molto più bello, è un client favoloso da portare in un qualunque video. Su quello io lo dico sempre che insomma MTGO sembra Excel online, cioè nel senso non è Magic, quasi non sembra. Ah, ma lui, ma aspetta, secondo me lui gioca Winota. Potrebbe. Secondo Eccolo. Me sto matto. Infatti. Secondo me sto matto. Sì. E devo dire che non è che siamo proprio i favoriti, perché Winota lo fa al prossimo turno, Sì, beh, può girare male, questo. Allora, vai, quello lì giraglielo, perché tanto lui deve prendere se vuole tenersi da creare. Ma lui bloccherà? No, invece no, vabbè, buono. No, perché con Winota gira le carte. Allora, secondo me possiamo anche vincere. Fai doppio forno con le rosse. A questo punto, allora, aspetta che conta. Fai il gatto, sì. Fai gatto. Abbiamo già un food, Secondo me ce la facciamo. Passa. Beh, o vince in questo turno o ha perché perso. Perché lui deve girare tipo 2 agent per fare qualcosa di buono. E forse 2 agent non basta. Anche perché abbiamo un altro forno in mano. Che lui non lo sa. Esatto. E quello scorpione che ma non fa Winota, concede direttamente. Questa giocata un po' discutibile, dai. Stavolta lasciamelo dire. No, perché lo lascio dire, ma penso che lui si fosse ormai convinto di aver perso. Aveva Winota in cima e non l'ha fatto. Forse non aveva bianco rosso. Non ho controllato. Ah no, quello forse non ho controllato. Ok, 4 win e l'ultima. E allora la chiudiamo questa lega senza neanche una loss. Facciamo. La chiudiamo? Caspita. Dai, facciamola. Sono contento. E
Comunque, a parte questo, l'unico discorso che non abbiamo chiuso, di cui posso dire due cose adesso, era il torneo di Ah sì. arena. Sì, ho fatto un tentativo solo, ma avrei fatto un tentativo Beh, solo anche però se un avessi tentativo perso. solo $1000. Considera che io ormai ho il tuo contatto Facebook. Quindi il prossimo Arena Open ti chiederò che mazzo devo giocare. Poi non lo gioco bene come te, ci mancherebbe. Però la lista me la dai, perché c'è. Caspita, un Ah, la lista te tentativo la do, solo ma 1000 dollari. sappi che se chiedi a me, io ti faccio giocare Va Angelo. benissimo. Questo tu sappilo perché Secondo io gioco me, questi in mazzi qua. quel tipo di eventi lì è anche la scelta giusta. Soprattutto per il best of Beh, ma one. a Day 1 in tanti hanno giocato il mazzo, cioè il Ma mio poi da mazzo, tra day 1 a virgolette, day 2 potevi Lunox. cambiare? Sì, è che potevi cambiare, ma io non ho cambiato. Sono stato uno dei pochissimi, secondo me, che non ha cambiato. Questa mano è Mazza, che fortissima. mano. Questa è Mi sto gasando. Dai, 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 dipinta dai, questa dai, dai, mano. che c'è Lui c'ha sicuramente. Obosh. Obosh, se è rosso, è un matchup bellissimo. Se è Rakdos, è già tesa, perché hai i diavoli. Se è Niente, mono diavoli rosso, però, è il proprio. matchup dei sopra. No, è nero, quindi. No, no, i diavoli, guarda che è una roba bigiumana. Qua io ho paura. Qua io ho paura. Forno, forno. Forno prima. Qua si salvi chi può se non peschiamo Clay. Ok. Vai. Scusami, montagna il. Ecco, hai capito. Anche Bravo. perché è Noi una delle uscivo a poche dire. risposte a diavolo, no? Adesso è già 2-2, il diavolo è Sì, più 2-2, o meno una risposta a diavolo, no? credo. Comunque, lui notare come non ha fatto il drop a 2, ma la motivazione è abbastanza semplice, Non ossia che ce non l'ha il hai drop a drop a 2 2, nel chiaro, non ce l'ha. mazzo, quindi devo fare un drop a Fortunatamente 1. non aveva un altro drop a 1. Fa Heraldic Quello è Banner. forte, quello Sì? è proprio forte. In quel mazzo lì è proprio forte, Sceglie perché nero e sceglie di per non vari motivi. attaccare. Ci sta perché adesso ce lo può mangiare, Ma però guarda noi un non po' che cosa attacchiamo neanche noi. peschiamo. Questo non è male, fammi pensare se lo vogliamo fare, perché lui potrebbe comunque avere il diavolo. Però non lo so. Allora, Beh, fammi pensare caspita, solo un sono secondo. 4 Pompo Butcher più 2 di Scorpione e tu non li vuoi fare? Allora, facciamo così, dai. Scorpione fa uno, da noi fa uno solo. Facciamo così perché abbiamo anche una pescata in più che adesso ti spiego. Sì, perdi due, fai quello il claim. Bravo. Attacca con tutto. Adesso puoi fare Rixmadi e scartare il gatto, così poi sacchi lo scorpione e sul pass possiamo rimettere il gatto con il token dello scorpione. Sacca lo scorpione, poi noi rimetteremo il Lui è gatto. già a 12. Ho capito che hai paura, Samu. Però, insomma, io sta vittoria la vedo da vicino. Non col binocolo, ma con la Calma, lente di calma, ingrandimento. calma, calma, calma. Chi è? Calma, calma, calma. Ah, ok. Questo è fortissimo, Questo è fortissimo. Però lo mette tappato, Eh sì, però mette dei eh? 2-1. Se ora mettete i 2-1, chiaro. E i 2-1 a noi danno fastidio a Vai, fai il tutti. gatto. Fai il gatto. No, beh, Però, ma scusa. guarda, se fa solo quello lì, io sono tranquillo. Beh, noi abbiamo un Perché altro comunque adesso si pezzo prende una rapido, bella. adesso. Prendo una bella scoppola adesso. Un altro forno, l'altro è molto forte. Qui che devo prendere? Ho già due rossi, prendo nero, Palude, sempre palude. no? Ok. Qua puoi fare Butcher Robber, pre-combat, volevi dire. facile, così poi metti più ricordi. Sì, Robber, scusami. Fai anche il forno prima di attaccare. Secondo me concede quando avete forno? No, invece no. Gira tutto. Uno Chi è? Grande, scorpione! grande. Cioè, è morto secondo me qualunque cosa fa. Vediamo che combina. Blocca Vediamo, metterà un po' di Robber, poi creature sicuramente tappate. attiverà l'abilità per mettere un'altra 2-1 tappata. Perde 3, 4, 5, 6. Con lo scorpione 7, 8. 9, 10, non muore. No, è morto, è morto, è morto. Un perde 6, poi puoi fargli 4 di butcher e 1 di gatto. Ah già, ero dimenticato Butcher. È morto, è morto. Sì, esatto.
Sacca di sacca butcher, sacca gatto e lo. Infatti, eliminati, è stato eliminato. Ok, come sai diamo? Abbiamo detto che abbiamo Allora, paura dei diavoli, quindi tutte le removal che abbiamo, no? qua. Allora, sì, solo in realtà solo Mire Grasp funziona bene contro il diavolo, quindi quella sì. Poi metti gli Ember Shield Breaker perché sia per i forni, ma poi anche l'artefatto a 3, Certo, quindi è doppiamente certo. forte. E poi in realtà la lanterna in questo matchup è un po' meno forte di quel che sembra. Poi io tendo anche a Perché non non hai metterla. tempo, Metterei giusto, per un. fare quel giochino lì di pescarci all'infinito, diciamo. Sì, ma poi anche perché, cioè, mentre il mazzo Jund è un mazzo che comunque assembla la combo di gatto forno e così, perché lo cerca con, come si chiama, la carta verde incantesimo, che sa chi food, paghi uno, hai capito, no? Quindi lui se lo cerca, sì, si fa la sua combo, questo qua è un mazzo che, cioè, molte partite non gliene frega niente, era giù quelle carte lì, cioè, non è che devi, per forza c'è il gatto da esiliare. E metterei magari un light up the stage. Giusto uno, e toglierei dei Gutter Bones che on the draw non giocano mai tanto bene. Toglierei 4 quattro, le do sì, tagliare, fai tre no. Gutter Bones, ma fai magari tre Gutter Bones e un Rob. No, fai un Butcher, dai, togli Mi un togli Butcher. sempre questo butcher, mi piace così tanto, ma Sì, ci hai spiegato prima perché non è forte. Ma poi sì, poi anche questo qua pure gli scorpioni, quindi cavolo, cioè, rischi veramente a volte che ci sia una tragedia. Allora, Keep non mi entusiasma, ma Keep. Hai comunque lo spacca artefatto, non è bellissimo, ma se trovi un forno già è una bella mossa. Questo è buono perché facciamo gatto e possiamo tradare. Quindi fai subito gatto. Palude, gatto. Speriamo lui non abbia un altro drop a 1. Ma lui, guarda, adesso blocca facile proprio. Ha un gatto. Un altro gatto, ne ha due. Qui faccio priest. Benissimo, Tra l'altro è benissimo. 1-2, quindi proprio fortissima in Sì. combat contro due Triste. gatti. Scorpione e lui è fermo col mana, eh? This Vediamo. figure. Ok, qui non abbiamo giocate, neanche una. Temple of Malice, passo. Ah no, o vuoi fare l'Urrus? No, beh, puoi fare Lo l'Urus, so. eh. Io lo farei perché poi comunque hai. Io farei l'Urus, me ne fregherei. Perché lui è fermissimo di Beh, soprattutto mana, ci comunque proverei. quantomeno riusciamo a fare una carta adesso perché poi Fable Pass funziona. Esce Judith però, Judith è forte Quella è forte. forte, quella è Mamma forte. mia. Non attacco lo scorpione, tappa un doppio gatto. Noi non perdiamo l'Urus, giusto? Beh, non blocca, non blocca, non blocca. Beh, io avrei attaccato con lo Sì, infatti scorpione. non capisco perché se l'è tenuto. Allora, qui il forno è Benissimo, ottimo. benissimo. Vado a prendere Allora, la qua rossa, no? perfetto, prendi montagna. Beh, però è stato bravo a non Montagna. attaccare, perché adesso c'ha un blocco, perché noi gli prendiamo Judith. No, ma non fa niente quel blocco lì, non fa nulla perché è un 1. Fai la priest, tieniti stappato il rosso, fai la priest del cimitero. Ok. Poi adesso fai il forno tenendo stappato il rosso. Rubagli la sua Judith. Si attacca con Tra tutto, l'altro guadagniamo un guadagniamo 4 sacco. vite qui. E Sì. Judith ci Adesso puoi lascia. saccare E Judith. E puoi sparare un gatto. Spara gatto, spara sì, ho gatto. sparato al Sempre gatto. meglio. Togli una creatura. Tra l'altro abbiamo un food, lo posso rifare a fine turno questo. Esatto. Sì. Quel food viene comodo se lui ci dovesse
per caso rubare la priest con un claim, perché puoi saccare il gatto. Certo. Se no dovevamo saccare l'Urus ed era un po' tragico. Beh, qua abbiamo fatto veramente una pescata fortunata, sì. Questo turno qua era messo in malissimo. Sì. Però abbiamo fatto bene a fare l'Urus. Esatto, prima, grande scelta, passare da una parte, troppo... infatti eccolo, guarda, quindi... Va bene, non è bello, ma è, poteva andare. Lui adesso attacca, io chiaramente, vabbè, credo che lui l'abbia letta la giocata, però... Sì, se tu non fai niente, no, perché? Ah, ok. No, si era sbagliato. Prendi due. Ora, quando lui ci fa saccare, faccio Cauldron Familiar. Sì, fai rianimi gatto e sacchi il gatto. Lui, tra l'altro, non ha carte in mano, quindi siamo tranquilli. Lui non ha carte in mano, ma lui però ha Gutterbones al cimitero ancora, vero? Sì. Okay. Sì. Sì, che l'abbiamo bloccato turno 1. Sì. Perché se no, se non ce l'aveva, si poteva anche valutare di rianimare gatto per bloccare il suo gatto. Però poi no, perché lui poteva rianimare Gutterbones. Però senza Gutterbones era giocata giusta. Perché poi lui non aveva due creature per saccare. Ora può fare Obos. Lui pescherà di castello se non ha top deckato. Ah sì, può fare Obos, è vero, hai ragione. Obos... Beh, però che giocata è fare Obos, dai. Ma che giocata è? Allora, fai... Cosa vuoi saccare, Robber? Io farei forse questo è il più scemo. Vediamo. Ma allora io farei, fammi vedere un attimo cosa farei. Io credo allora, che farei questo. Ah, non possiamo fare due cose rosse, no. No, ma fai tranquillissimo, fai priest, robber. Adesso sacca con la priest e robber. Con i neri rianimi la priest, poi scry, attacchi con quello lì. Ho messo bottom una terra. Sì, hai fatto bene. Stavo guardando se si poteva tenere, ma no, non c'erano validi motivi. 9 di vita, board vuota per il ragazzo eliminati e siamo vicini... Secondo me ha perso. A fare 5 vittorie nell'evento standard con Samuele Gallinari, ve lo ricordo ragazzi, seguitelo sui suoi social che vi ho lasciato in descrizione, che questo ci ha fatto veramente volare. Ho visto cose più incisive di quei robo lì. Allora fai quello lì, sì, va bene. Posso fare pure robber se vuoi al cimitero. Sì, puoi fare anche gatto, forse che fa un danno in più, so. Dal gatto al cimitero. Così adesso sacchi con la priest, sacchi il gatto e Butcher. Non sacco l'altra priest? Butcher fa più male? No, boh. No, perché poi puoi fare shield breaker e saccare ancora se ti servono altri due danni. Spara tutto in faccia, tanto quello muore già da solo. Certo. Quello farà un danno dove vuole. Ora va a 3. Che lo faccia pure, dai. Allora usa scusa, il aspetta. Mana nero per fare. Lui qui va a 1 e c'ho il gatto, finita. Sì, ma fai aspetta, usa tutto il mana che non si sa mai. Fai forno e fai shield breaker. Ah, si switch. No, si fa un danno, in verità si suicida. Bene così, ragazzi. Ottimo. Andiamo alla nostra victory. Claim prize, che lo voglio far vedere prima di ripassare alla inquadratura, insomma, completa. Eccoci qui. Molto, molto bene. Che abbiamo vinto? Oh. Che ne so. Ok, gemme, un non nulla, e sicuramente mi sono rifatto delle monetine spese di ieri, ragazzi, che non ho giocato il Companion. Vabbè. Io ci ho provato lo so, ma infatti pure il misclick. Cioè.
Cioè, così col companion è un po' unfair per gli Mamma mia, altri, no? Allora volevamo veramente un un attimo. mazzo, un missile. Peccato che, ripeto, 5-0 in esatto, 3 secondi. voi oggi già non potete giocare questo mazzo, ma vi prometto comunque, insomma, magari Samuele su Discord, se gli va, o anzi entra nel nostro Discord, c'è una bellissima community che ti aspetta a braccia aperte, magari ci darà qualche consiglio, oltre all'articolo che posterò sicuramente su come ottimizzare per quanto riguarda almeno le prime idee nel nuovo standard. Samuele, che dire? Grazie mille, sei stato simpaticissimo e veramente molto molto on point, come si dice dalle mie parti, cioè dalle parti dell'eSport. E insomma, non saprei. Ovviamente mi risentirai per darmi un deck per la prossima standard, come si chiama? Arena Open. E per il resto, non lo so, se vuoi dire qualcosa, vai. No, niente, ti ringrazio, mi sono divertito un sacco. Saluto tutto il pubblico, saluto il mio team che voglio sempre salutarlo, le Fiamme di Pompei. E li ringrazio, ringrazio te e non ti preoccupare che un bel rosso nero agro, un bel mono rosso, un bel mono nero, questi qua sono questi qua i mazzi con cui mi diverto io. Ma poi non vi preoccupate che comunque adesso sì, non potremo più giocare l'Urus perché vabbè, purtroppo devo Insensato, ammettere che certo. questi 3 mana in più non ce la possiamo fare noi con questo mazzo. Però comunque il fatto che tornino, ma senza l'Urus possiamo tornare a giocare i nostri diavoli, i nostri War Strider e quello lì. Era un mazzo bello, bello forte che mi gasava. Quindi adesso non vi preoccupate, facciamo un'altra bella lista di sacrifice e torniamo a sacrificare Dai, tutto. ok, grazie ancora per aver guardato, ragazzi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.